Augusta Tommasini ha presentato a Fano la sua prima raccolta di poesie, Volo dell'anima, poesie dall'ombra, ispirate alla quotidianità e agli affetti a lei più cari. Ha introdotto la pubblicazione Maria Antonia Cucuzza, assessore alle pari opportunità del Comune di Fano e amica della poetessa. L'assessore è rimasta particolarmente colpita dai versi semplici ma molto intrisi di sentimento da cui si possono cogliere quei suggerimenti veramente importanti per poter proseguire anche nei momenti più brutti. Ha preso poi la parola Margherita Mencoboni, componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, che ha riconosciuto in Augusta una donna che fa rete con altre donne, al servizio della collettività e delle altre donne. Sono fissate già le prossime presentazioni a Cingoli il 13 e poi ancora a Sorrento il 19, a Fermignano, Iesi, Ancona, Roma. La professoressa Maria Gemma Ranucci, in qualità di amica del cuore dell'autrice, ha letto invece la presentazione al suo libro e le ha fatto un'intervista assolutamente personale. Essendo in un momento difficile, trovandomi sola, in un silenzio assordante, ho cercato di poter coprire gli spazi con le emozioni. Per la professoressa le poesie ci mostrano sensazioni descritte con gli occhi di chi vede con iridi velate di lacrime e di sogni. Infine è intervenuto il sindaco di Montefelcino, paese in cui Augusta vive, leggendo la poesia come impronte. Una di quelle poesie che veramente lasciano il segno. A volte penso che le persone siano delle impronte, alcune più marcate di altre, entrano e ti marcano la vita a modo loro. Alcune se ne vanno, ma lasciano sempre quelle impronte indelebili. Di altre non ne rimane nulla, sono impronte passeggere. E quando incontri persone giuste, le loro impronte rimangono e fin in fondo e fanno in modo che non vengano mai ricoperte. Gli interventi sono stati inframmezzati dalla lettura di alcuni brani, interpretati da Carla Fucci e Maria Flora Giammarioli. Era una giornata uggiosa, ma tanto allegra. Tu davanti a quella chiesa, ad aspettare. Dalle poesie emerge una profonda introspezione legata a esperienze sicuramente dolorose che Augusta non nasconde di aver vissuto. C'è una motivazione che ti ha condotto a scegliere questo titolo. Allora, il titolo poi, Volo dell'anima, sicuramente è stata ideata da Martina, mia nuora, perché lei mi conosce bene, ha letto alcune poesie. E quale titolo migliore di Volo dell'anima per poter ritrovare un po' di serenità dopo il lutto subito? Poesie dall'ombra, invece, è un sottotitolo che non si riferisce solo a un universo interiore o esistenziale, ma anche a una condizione di vita quotidiana. Le poesie sembrano provenire da quella penombra in cui Augusta vive da quasi 30 anni, essendo ipovedente. Tra gli invitati anche rappresentanti di altre associazioni, tra cui Liberamente di Fano. A concludere gli interventi la presidentessa dell'UIC di Pesaro, Maria Mencarini. Terminiamo ricordando che parte dei proventi del libro, già disponibile in libreria, sarà devoluta all'UIC.